Non è facile riconoscere le bufale, le fake news, come le vogliamo chiamare, proprio perché sono costruite in modo da sembrare verosimili. Spesso hanno degli elementi autentici, poi ce ne sono altri alterati, altri completamente falsi. Ci vuole un'attenzione particolare. Spesso nei titoli stessi dei post o dei video dovrebbero metterci in allarme perché hanno o magari tutte maiuscole o parole gridate, punti esclamativi. Queste cose sono fatte per acchiappare l'attenzione. Quando poi in questi titoli o nei sommari, insomma, ci sono degli appelli alle emozioni, è una cosa scandalosa, nessuno ci dice questo, tutti tengono nascosto proprio per scaldare l'animo. Quello è un chiarissimo indizio che chi sta scrivendo quella roba lì lo fa per catturare la nostra attenzione, ma soprattutto lo fa perché sa che quando noi siamo emotivamente coinvolti in qualcosa, le nostre capacità critiche sono offuscate, quindi riusciamo meno a renderci conto che quello che ci racconta magari non è vero. Ci sono stati tantissimi falsi anche nel corso della storia, falsi, noi li chiamiamo fake news oggi, ma un tempo non li chiamavano sicuramente così, ma i falsi ci sono sempre stati. Un esempio, l'imperatore Nerone, quando doveva giustificare il fatto che gran parte della città era stata incendiata e lui veniva incolpato, perché poi ci ha costruito la sua grandissima villa, ha trovato un capro espiatorio, che erano i cristiani a quell'epoca, perché tutti li vedevano male, dicevano no, sono stati loro, e quindi ha inventato una comodissima fake news per togliersi d'impaccio. Tempo dopo, un altro falso è quello della donazione di Costantino, un documento che sembrava confermare la legittimità dei possedimenti della Chiesa di Roma su gran parte dell'Italia. Era un falso documento. Le superstizioni sono qualcosa che nasce dal nostro desiderio di trovare dei collegamenti, delle relazioni di causa ed effetto anche dove non ci sono. Passa il gatto nero, inciampi, ah ecco sono inciampato perché è passato il gatto nero. No, non assolutamente no, una correlazione illusoria si chiama, e spesso nascono proprio per questo motivo le superstizioni, perché qualcuno comincia a dirle e poi tutti facendoci caso si convincono che allora deve essere proprio così. C'è un insegnamento che ho ricevuto tra l'altro dal mio maestro James Randi, ed è quello dell'umiltà, umiltà intesa nell'idea di rendersi conto che noi non sappiamo tutto quanto, cioè quello che c'è da sapere, del sapere che le informazioni che abbiamo probabilmente sono corrette, ma magari sono limitate, quindi si potranno fare nuove scoperte che le arricchiranno, e quindi mantenere sempre una mente aperta dietro dalla possibilità di nuove scoperte, però stando sempre attenti, cioè non accettando qualunque teoria, qualunque ipotesi venga proposta in mancanza di prove. Se vogliamo dare un ultimo consiglio, naturalmente, alle persone che ci stanno ascoltando, è che quello di ricordarsi, come dicevamo, che è importante sempre mantenere una mente aperta di fronte a nuove scoperte, di fronte a nuove realtà, di nuove informazioni, ma attenzione, una mente non così aperta che il cervello caschi per terra. Thank you.